Buongiorno, diamo il consueto aggiornamento sui dati Covid nella nostra città. Ieri abbiamo dato dati piuttosto brutti, 10 persone positive a fronte di un solo guarito. Ancora i dati non sono bellissimi, ahimè, anche se un po' migliori rispetto alla giornata di ieri. Abbiamo 8 persone in isolamento contumaciale, cioè nuovi positivi, non ricoverati in ospedale, ma che si trovano nelle loro abitazioni, però sono comunque 8 positivi nuovi, a fronte di 5 guariti, un numero molto più alto rispetto a ieri che riportava un solo guarito, però indubbiamente questa tendenza nella quale, a parte i giorni delle festività, il 25 e il 26, poi c'è stato un grande balzo di guariti, in quest'ultimo periodo la tendenza è sempre stata quella di un numero di positivi maggiore rispetto alle persone che guariscono. Quindi è chiaro che dobbiamo continuare a mantenere la guardia molto alta, rispettare le prescrizioni e le indicazioni, anche se, come vediamo proprio da questi numeri, questi sono strumenti non sufficienti a sconfiggere il Covid. Sono misure che ovviamente lavorano sul contenimento dell'espansione del Covid e sul tentativo di abbassare la percentuale di RT, oramai sono termini che sono diventati tutti abituali, ma il problema vero è che comunque diciamo che il contagio continua a circolare in maniera piuttosto consistente, per cui è ovvio che tutte le prescrizioni che comunque debbono essere rispettate non sono sufficienti a debellare il Covid-19. Il dato di Ferrato ovviamente è abbastanza buono, se paragonato ad altre realtà, ma questo non vuol dire nulla, perché ovviamente viviamo in un contesto più complessivo nel quale le difficoltà, i problemi, i rischi sono sempre incombenti. Abbiamo 8 tifernati ricoverati in ospedale, 2 di quali sono in terapia intensiva. Ovviamente facciamo a loro gli auguri di pronta guarigione. Il nostro reparto Covid, che è all'avanguardia in Umbria, è come sempre sostanzialmente pieno di cittadini umbri di altre realtà, e i tifernati, ripeto, sono 8, e a loro lo facciamo a tutti ovviamente, ma ai nostri concittadini in particolare facciamo tutti gli auguri di una pronta guarigione, anche se il dato complessivo, come diciamo sempre, riguarda nella grandissima maggioranza dei casi persone che hanno subito il contagio potendo rimanere a casa, quindi il contagio non si è manifestato in modo particolarmente aggressivo. Però sono comunque dati sui quali dobbiamo riflettere, perché il contenimento, le misure legate alle prescrizioni che ci vengono date sono finalizzate soprattutto a combattere l'espansione incontrollata del contagio, ma non sono risolutive del problema, ovviamente, come vediamo costantemente, anche dei numeri che leggiamo tutti i giorni. La soluzione, l'unica, è quella del vaccino. Le prime dosi stanno arrivando, la settimana prossima ci comunica l'ASL, la dottoressa Feligioni, che ringraziamo, verranno vaccinati gli operatori sanitari e gli ospiti dell'RSA Muzibetti, così come previsto dalla legge, perché si seguirà il criterio ovviamente delle categorie potenzialmente più a rischio, per poi via via proseguire nel corso delle prossime settimane, dei prossimi mesi, con tutta la popolazione. E il vaccino, anche se indubbiamente suscita alcune perplessità, preoccupazioni, che sono legittime, è però l'unica soluzione che abbiamo a disposizione per uscire da questa situazione di precarietà assoluta nella quale viviamo e che ha grosse ripercussioni sia in campo economico, che in campo sociale, che in campo culturale, che in campo scolastico. I 7 rientreranno a scuola i nostri ragazzi delle scuole superiori, previsto una percentuale del 50% circa, quindi uno scaglionamento delle presenze in classe, tutto questo per motivi di prudenza, però è chiaro che il ritorno a scuola da una parte va salutato in maniera molto positiva, dall'altra suscita alcuni timori per le possibili ripercussioni, ma ripeto, con Covid dobbiamo convivere, ecco perché, ripeto, il vaccino, piaccia o meno, è in prospettiva l'unica soluzione che abbiamo a disposizione per tentare di debellarlo. Inizierà presto anche una campagna promozionale sulla necessità di sottoporsi al vaccino e credo che sarà giusto
avvenire, anche se, ripeto, comprendo le preoccupazioni, le tensioni, i dubbi, perché poi chiaramente viviamo una fase nella quale le incertezze regnano sovrane, però a tutt'oggi il vaccino è l'unica arma che abbiamo a disposizione per sconfiggere definitivamente il contagio e la sua espansione. Concludo dicendo che ancora per oggi e domani siamo in zona arancione e poi torneremo, ahimè, in zona rossa, e questa durerà sostanzialmente da Natale all'Epifania, esclusa una sola giornata, e questo è un altro prezzo, l'ennesimo che dobbiamo pagare rispetto alla normalità delle nostre abitudini sull'altare della sicurezza e del contenimento del contagio. È un ulteriore sforzo al quale tutti siamo chiamati. Il Capodanno con il Natale sarà molto anomalo, diverso dal solito. Cerchiamo di prendere le cose dal lato positivo, pensando che magari lo vivremo in famiglia in modo più intimo, in modo forse più sereno. È comunque chiaro che sono sacrifici ai quali siamo chiamati a rispondere, lo faremo tutti. Io ringrazio i tifernati perché hanno dimostrato e dimostrano e continueranno a dimostrare una grande pazienza, un grande senso di responsabilità, una grande attenzione alle norme. Anche ieri, andando in giro, ho visto tutte le persone con le mascherine, tutte le persone distanziate, per cui credo che il rispetto che i tifernati hanno delle norme sia assolutamente encomiabile. Per cui li ringrazio per il senso del dovere che dimostrano. Dovremo dimostrarla ancora aderendo alla campagna di vaccinazione, e ora inizierà la prima fase, come ha detto la dottoressa Pedigioni, dell'ASL del territorio, che riguarderà i sanitari e gli ospiti dell'RSA, ovviamente le categorie più a rischio, poi proseguirà ovviamente con tutte le altre fasce di popolazione. E su questo dovremo lavorare per far comprendere a tutti che, pur comprendendo le paure, le perplessità, i dubbi, il vaccino è l'unica soluzione che abbiamo per battere il Covid-19, e quindi è un dovere prima di tutto sottoporsi al vaccino, perché, ripeto, è lo strumento, l'unico certo, che abbiamo a disposizione.